Lucio Del Piccolo, ormai è super noto collezionista di opere d'arte, ovvero caffettiere, è anche un grande esperto di tutto ciò che gravita attorno la Moka. Una cosa che mi ha sempre incuriosito, Lucio, è: ma quanto dura una Moka? Per quanti anni possiamo tenerla nelle nostre cucine? Ma io direi 200-300 anni. Ora Lucio Non è uno scherzo, vuole esagerare, non è ma uno scherzo. Se voi trattate bene una moka e cambiate regolarmente la guarnizione, curate la manutenzione come abbiamo parlato in precedenza, la moka è praticamente eterna. Io ho delle macchine da caffè dell'Ottocento, utilizzabili benissimo perché sono state tenute con cura. Ho delle moche degli anni 40 che funzionano perfettamente e quindi il limite è solamente dato da quanto può durare il metallo, e il metallo dura in eterno. quindi Lucio ci sta dicendo che, oltre a essere un complemento nella nostra vita quotidiana per darci continuo piacere con questi sorsi di elisir, di caffè, può diventare quasi un oggetto di arredamento, perché se la durata è tale, possiamo considerare la nostra vita con una moka a fianco per veramente parecchio tempo. Una domanda a tale riguardo, Lucio: eventuali ricambi, cioè i collezionisti o chi ha questa moka che ha indicato prima, che vuole però farla durare questi 200-300 anni a cui accennavi, cosa deve fare? Ma per i ricambi classici, semplici, soprattutto per quanto riguarda le bialette, si trova tutto. I ricambi di macchine un po' più rare, bisogna avere la pazienza di frequentare i mercatini dell'usato. E quindi con calma è una ricerca. È una ricerca, porta via molto tempo, ne so qualcosa. Parecchi weekend, parecchi chilometri, però dà soddisfazioni perché riuscite a riportare in vita macchine che magari utilizzate da vostro nonno che sono in grado ancora di funzionare benissimo. Io consiglio piuttosto di recuperare una macchina appunto di famiglia piuttosto che comprare una macchina moderna cinese, costruita con materiali scadenti e che comunque non fa un buon caffè quanto le macchine di una volta. Quindi un minimo di attenzione e di ricerca per poter far sì che questa passione, che come tutte le passioni ha bisogno anche un po' di attenzione, sappiamo che possiamo far durare veramente quasi in eterno, quantomeno più di noi, Sì, Lucio, assolutamente. la nostra moka. La moka, ma l'omino coi baffi. Cioè, questo omino coi baffi, ma è proprio Alfonso Bialetti che nel 1933 è lui? No, no. L'omino con i baffi, che tu puoi vedere qui ben rappresentato, è in realtà una caricatura del figlio Renato. Il figlio Renato alla fine della seconda guerra mondiale e anche nei primi anni 50, fu veramente un genio ante litteram del marketing, puntò in maniera massiccia sulla pubblicità, riuscendo a produrre anche fino a 15.000 macchine al giorno. Quindi tu immagina quante moche Sono uscite sono da quegli uscite stabilimenti. dagli stabilimenti di Omegna, Crusinallo e via dicendo. Quindi milioni e milioni di esemplari. E in effetti un pezzo d'Italia, un pezzo di questa meravigliosa Italia, capace di creare capolavori, capace di esprimere il proprio estro
cose uniche per migliorare, abbellire e addolcire la nostra vita, come in questo caso, quindi Italian Lifestyle. Abbiamo quindi avuto questa navigazione controllata in questo mare di caffè con l'amico Lucio, che non mancherà prossimamente di fornirci molte altre sorprese. Grazie Lucio. Ciao, grazie a te.